Poracci, mi fa molto piacere che tanti di voi hanno riconosciuto questo capolavoro dell'era PS1, anche se probabilmente per i motivi sbagliati. Gesù è arrivato per primo, ma all'inizio non aveva scritto Ox of War, quindi il premio va a FedeCava07. La risposta più bella è quella di Wolf500, che ci ricorda che la guerra tra Pokémon e IGN non è affatto finita. Ma intanto passiamo avanti. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con la musica Nintendo in sottofondo. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché parleremo dei migliori giochi in arrivo su Nintendo Switch a febbraio. Cercheremo di fare chiarezza sull'acquisto di Bungie da parte di Sony e passeremo in rassegna i giochi in offerta col Game Pass nel mese di febbraio, perché all'interno c'è una vera bomba. Prima di iniziare però vi do il benvenuto all'interno del Poroverso. Potete anche accomodarvi e prendere parte alla conquista non violenta di YouTube Italia. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi e seguitemi anche sugli altri siti, in particolare quelli che non si possono nominare, tipo Poro Hub. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e anche oggi apriamo con Final Fantasy VII e il suo anniversario, perché sui social è stata condivisa una nuova immagine che di sicuro farà la felicità dei fan di vecchia data. Beccatevi i nuovi artwork pensati per celebrare il quarto di secolo della settima fantasia finale. Mamma mia quanti ricordi! La cosa più bella è che, come hanno fatto notare nei commenti, l'immagine rimanda chiaramente al logo celebrativo per i 10 anni dell'opera, come a indicare una continuità mai interrotta nel corso degli anni. Nel post viene aggiunto: speriamo siate pronti per l'anno che sta arrivando, e non so voi, ma io sono in hype assurdo per il futuro di Final Fantasy VII. Che TG Poro sarebbe se non si parlasse, anche se per pochissimo, degli incredibili risultati ottenuti da Leggende Pokémon Arceus. Ieri abbiamo visto come il gioco ha praticamente dominato le classifiche di vendita in formato fisico, ma sappiate che il suo debutto ha infranto un altro importante record. Arceus si è confermato come il titolo più streamato in assoluto durante i suoi primi giorni di pubblicazione. Nelle 72 ore iniziali ha raggiunto un picco di oltre 450.000 spettatori simultanei, rimanendo però il gioco più streamato solo nella giornata di venerdì, con una media che si è attestata intorno ai 200.000 spettatori, includendo anche sabato. Numeri che fanno impallidire già gli ottimi risultati dei remake di quarta generazione. Se fossi in voi sarei molto orgoglioso di una cosa: di tutti e 450.000 gli spettatori, almeno 60 di questi stavano seguendo la poratona. Ragazzi, siete stati parte di un record importantissimo. Limited Run Games ha svelato di avere intenzione di aprire un negozio fisico nella città di Cary, nel North Carolina. Lo store sarà incentrato al 75% sui prodotti LRG, con il restante 25% dedicato a merchandise di terze parti. Ci sarà anche una sezione dedicata alle carte da collezionismo e anche una pensata per la compravendita di giochi usati. Nelle intenzioni di Josh Fairhurst, CEO di Limited Run Games, c'è la volontà di aprire prima o poi i negozi anche in Giappone e in Europa. Staremo a vedere come si evolverà il mercato. Ma passiamo alle notizie del giorno. Siccome è appena iniziato un nuovo mese, ho pensato potesse essere utile fare il punto della situazione sui migliori giochi in uscita per Nintendo Switch a febbraio, perché magari non avremo Elden Ring o Horizon Forbidden West, ma la libreria della console ibrida accoglierà comunque dei titoli molto interessanti che però rischiano di passare in secondo piano. Scopriamoli insieme. Partiamo però dalle brutte notizie. Sia la collection di Life is Strange che la versione in cloud di Dying Light 2 sono stati rimandati e non è ancora chiaro quale sarà la nuova data di pubblicazione su console ibrida. In ogni caso, l'8 febbraio uscirà un action platform che sto tenendo d'occhio da parecchio tempo, Holy Holy World. Si tratta del terzo capitolo di una serie che è diventata famosa per il suo intricato sistema di combo e ranking, ma questo world sembra espandere a dismisura tutto il gameplay della produzione, integrando uno story mode e una progressione non lineare all'interno dell'avventura. Sicuramente uno degli indie più interessanti del mese. Il 10 arriverà tutta la saga di Kingdom Hearts su Switch, anche se in cloud.
Ora, in uno shorts ve ne ho parlato brevemente, il prezzo è parecchio alto per un gioco in streaming, venduto tra l'altro a molto di meno su altre piattaforme. Certo è che se la Switch è la vostra unica console, questa potrebbe essere l'occasione perfetta per recuperare tutta la saga di Sora e Company. Però ecco, prima di tutto provate la demo del client disponibile su eShop per capire almeno se la vostra connessione gestisce in modo adeguato il cloud. Se siete appassionati di Musou, il 15 del mese arriverà il nono capitolo della serie Dynasty Warriors, intitolato Empires. Se avete qualche dubbio sulla qualità del titolo o se il gameplay possa fare al caso vostro o meno, potete sempre provare la demo gratuita su eShop. Il 17 sarà il turno di un'altra storica collection, quella di Assassin's Creed, che racchiuderà la trilogia di Ezio Auditore, uno dei personaggi più amati in assoluto della saga di Ubisoft. Il prezzo non è dei più allettanti, ma sono state promesse alcune feature uniche su Switch. In ogni caso, aspetterei un pochino, perché di sicuro la raccolta si abbasserà di prezzo. Vi segnalo anche Sol Cresta, attesissimo shoot'em up ad opera di Platinum Games, che vede come director Hideki Kamiya, il papà di Bayonetta. Si tratterà di una vera e propria lettera d'amore ai grandi classici del genere, che darà il via alla serie ribattezzata Neo Classic Arcade Volume 1, un altro titolo che gli hardcore gamer non dovrebbero assolutamente lasciarsi scappare. E non dimentichiamoci che, sebbene non si sappia il giorno esatto, Nintendo aggiornerà il catalogo del pacchetto aggiuntivo dell'NSO inserendo Majora's Mask all'interno della libreria del Nintendo 64, un evento a dir poco epocale. Ma voi poracci aspettate qualche gioco in particolare? Ma passiamo alla notiziona di ieri sera, visto che dal nulla Sony ha deciso di acquistare Bungie per la bellezza di 3,6 miliardi di dollari. Sono felice di trattare in netto ritardo questa notizia, perché almeno ho avuto tutto il tempo di metabolizzare l'accaduto e fornirvi così una visione quanto più completa possibile dell'acquisto. Niente sparate sensazionaliste né prediction campate in aria. Andiamo con ordine, seguendo semplicemente quello che è stato comunicato in via ufficiale. Bungie, pur entrando formalmente a far parte dei PlayStation Studios, manterrà la sua totale indipendenza e le sue produzioni rimarranno multipiattaforma. Non sembra esserci alcun accordo di esclusività in tal senso con Sony. Destiny 2, nella nuova IP a cui lo studio sta lavorando da tempo, non saranno ad appannaggio degli utenti PlayStation. Questo è uno dei punti cardine del comunicato stampa pubblicato da Jim Ryan sul PlayStation blog, e l'indipendenza rimane un fattore fondamentale messo in evidenza anche dai rappresentanti di Bungie in una FAQ pubblicata sul sito ufficiale dell'azienda. Non ci sarà nessun impatto per quanto riguarda Destiny 2, che continuerà ad essere pubblicato secondo la roadmap mostrata ormai da diversi mesi, e lo stesso vale anche per i futuri progetti in sviluppo. Ma allora perché investire ben 3,6 miliardi di dollari in un accordo del genere? Sony in questo caso non punta direttamente alle produzioni di Bungie, ma alle capacità del team che a conti fatti è specializzato nella creazione di produzioni a supporto continuo in grado di generare introiti anche a distanza di anni dalla prima pubblicazione. Quello dei Game as a Service è un territorio dove Sony ancora non è riuscita a mettere piede, essendosi specializzata sostanzialmente nella produzione di AAA single player dal forte taglio cinematografico, e l'esperienza di Bungie in questo settore non potrà che essere fondamentale nel momento in cui Sony deciderà di mettere in produzione un titolo del genere. Magari un ritorno di Killzone in salsa looter shooter, chi lo sa. Allo stesso modo, Bungie, con l'apporto di Sony, potrà allargare la sua sfera di influenza su altri medium, trasformando Destiny in un grande progetto transmediale, in grado di abbracciare anche adattamenti per il cinema e la televisione. Si tratta quindi chiaramente di un investimento a lungo termine, di cui vedremo i frutti solo fra molti anni. E ovviamente non c'entra nulla con le recenti acquisizioni di Microsoft, un po' perché la scala di grandezza è totalmente diversa, un po' perché certi acquisti non si fanno dal giorno alla notte, e alcuni insider parlano di un periodo di gestazione di addirittura 5-6 mesi. Non è certo una decisione presa in fretta e furia solo per rispondere alle mosse di Microsoft. Comunque qualcosa si sta muovendo e il mercato si sta sempre più agglomerando verso singoli poli. Voi poracci, cosa ne pensate di questo acquisto? Ho visto che molti ritengono la cifra esagerata. Voi ce li avreste spesi 3,6 miliardi per Bungie? Cioè praticamente la metà di quanto Microsoft ha speso per Bethesda? E chiudiamo con un breve e rapidissimo aggiornamento per il Game Pass, ma proprio al volo. Sono stati confermati infatti i giochi che verranno aggiunti al servizio per il mese di febbraio, e tra questi c'è un titolo che per me è una vera e propria bomba a mano. Sì, lo sapete, sono un Remedy fanboy. Mi sono formato su Max Payne, ho adorato Control e goduto come un porco all'annuncio di Alan Wake 2, quindi questa notizia non poteva che mandarmi in un hype pazzesco. Dal 10 febbraio si aggiungerà al catalogo del Game Pass Crossfire X, un FPS che vive di una doppia anima,
Da una parte avrà una componente free-to-play multiplayer simile a Counter-Strike sviluppata da Smilegate, dall'altra si tratterà di un FPS single player diviso in varie operazioni. Questa è la parte curata da Remedy. Il 10 febbraio usciranno due porzioni della campagna in giocatore singolo, Operation Catalyst e Spectre, e gli abbonati al Game Pass potranno scaricare gratuitamente, solo su console, la prima delle due. Io ve l'ho detto, buttateci un occhio perché per quanto riguarda le avventure in single player, la scrittura di Remedy per me non arriva. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a stasera per una nuova live alle 21.30 o a domani per un nuovo video. Voi in ogni caso dovete fare solo tre cose, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Febbraio, Michele Bangi, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Con la musica Nintendo in sottofondo. Arrestate, date, 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 date.